Eccoci qui ragazzi, benvenuti al nuovo appuntamento con i videogiochi del passato. Oggi giocherò a un videogioco mai coperto, come si dice qua, per il Mega Drive, Genesis o quello che sia, ed è Two Gem and Earl. Andiamo a giocare a questo gioco che, come ho detto, non conosco. Me l'hanno suggerito i ragazzi di NGI e non so solo che devo recuperare delle parti di... Giochiamo un personaggio, Two Gem, mondo random. Devo recuperare delle parti del razzo, di un razzo, ed andarmene da questo mondo, da quello che ho capito. Allora, cominciamo con i tasti. Questa è la mappa. Così, vabbè, così cammino. Ok, questo è una sorta di menu. Ah, così, tengo atti. Guarda, perché si vedono le natiche? Vabbè. Con questi altri non faccio una mazza. Cominciamo a prendere questi oggettini che stanno qua. Mi è stato spiegato che praticamente è una sorta di mondo multilivello, quindi c'è il rischio, una volta che accedi ai mondi superiori, di cadere di sotto e di ricominciare tutto da capo. E non oso immaginare quante volte accadrà a me, dato che già sono una sega di mio in questi videogiochi. In più, questo nemmeno lo conosco. Tipo musica funky così, mezza matta. Ok, cominciamo a vedere col menu che cosa faccio qua. Questa è sempre la mappa. Allora io esco così. Attenzione, questo che vuole? Ci tua. Oh, te devi togliere però. Cioè, ho capito, te devo evitare, te evito. Allora io vado qua su. No. Oh, tu guarda questo. Oh, con quel forcone vai via. Tacci vostra. Che è qua? Un pezzo del razzo? Ma che cosa fa questa cosa? Questa è sempre la mappa, Fabri. Questo è sempre il menu. Attenzione! Super matto! Perché si è messo a correre come i pazzi questo? Ah, allora questi sopra sono i bonus che quando attivo... Ah, quindi il primo pulsante non è per camminare, ma attiva i bonus. Cioè, fa la cosa, la mossa speciale, tra virgolette, in base al bonus preso. Attenzione, guardate come evito queste chicane. Ecco fatto! Ora, come faccio a vedere però quante parti... Oh, attenzione! Quante parti mancano? C'è un qualcosa, 15 punti, bucks 3. Bucks che è inteso come i dollari? No, voglio un'altra volta questa cosa, la super corsa. Mamma mia, attenzione! Terreno impervio, vado di sotto, no, attenzione! Mamma mia! Shigan contro Shigan, attenzione! Oh, quello mi sta a bloccare la strada, maledetto! Io invece con un salto felino, è vero? Dai, su, basta, basta con sti salti, dai. Ok. Che c'è qua, oh? Ecco fatto, benissimo. Sì, un criceto con la palla de. Ci sono, ma sfonnato. Prendiamo un primo... un qualcosa. Ok, che non è qui. Che non mi si è messo nell'inventario. Ok, che cos'è? Una patata? Che cos'è sta cosa? Ah, il primo pezzo della navicella, perfetto. Qua che abbiamo? Ci sono un altro criceto. Vai via, maledetto. No, eppure io voglio... Vai via, vai via, vai via, vai via, dacci tua! A parte io posso andare nella... Foglia d'artificio così a buffo? Ah,
ma sì, io che li mando. Così è, così è. Come i matti. Ok, ottavo. Sì, cominciamo subito con un bel tornado de fuoco e de lava e de altro. Cassetta della posta. Vediamo un po' se sarà. Oh, matto, piano. Prendiamo un dollaro. Scendiamo giù dove ci ha proiettato lassù. Vabbè, poca roba, poca roba. Non devo fare manco tutto sto viaggio scomodo. Nano, nano. Sa perché mi ha ricordato sta canzone? Attenzione, si è attivato un passaggio qua. Serve soltanto a mettermi più in ansia, più in difficoltà. Qua devo utilizzare qualche stratagemma, perché ce n'è, ma la posso fare sempre a piedi, evitando tra l'altro il tornado che mi segue minaccioso. Ecco qua, tornado, pancarré. Ok, come mi salvo qua secondo voi? Un fall, un fall. Attenzione, 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 attenzione. Buono, buono, buono. Questo mo me se beve, perfetto, grazie. Quindi se vado qua così, ok. Ci vostra. Oh Gesù mio, no ti prego, no ti prego. No ti prego. Sì, i comandi sono cambiati, quando ve prende Ercupido. Ah, buono, 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 buono. Buono, buono, fino a certo. Stava a tutto, perché ogni livello presenta una parte del razzo. Io sto aspettando che appaia. Oh, mi lasci stare per favore, mi lasci stare per favore, mi lasci stare per favore, mi lasci stare per favore. Che hai deciso? Che cosa hai deciso? No, ok, 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 lo accetto, lo accetto, lo accetto. Così va bene, così va bene. Dicevo, sono convinto che a ogni livello ci sia una parte del razzo. Io però sto aspettando, attenzione, un branco di nerd, però sto aspettando che mi venga detto che ci sia questa parte del razzo. E finché non mi appare questo messaggio, io vado avanti fino alla fine. Così, secondo me, inutilmente. Belli, cioè due palle, insomma, no. Questo lo facciamo soltanto per far vedere il gioco, non... A finirlo ci metterei una vita e non mi... E se scelte non me va, cioè, sono pure... No? Giusto? Dici che hai detto? Non lo so. Vabbè, voglio prendere un'altra pazze, non... Un'altra pazze! Cioè, non un'altra parte, un'altra pazze. Un'altra parte di razzo. È uscito fuori un'altra pazze. Prendo un'altra parte di razzo e poi finisce qui la nostra avventura. Questo... Bellissimo gioco, bello funky, super matto. E food, no? Quindi prendiamo un altro di questi e cominciamo a utilizzare queste cose. Che c'è? No, raga, io la faccio finire qua, lo dico subito. Aspetta, come posso accannare, come posso accannare? Non... Sta qua. Ah, mo basta, dacci tua. Dai, Mi sa che se tiro il pomodoro al ciclone non gli faccio nulla. Oh, via, via, via. Non mi portate sotto. Non mi portare di sotto. Non mi portare di sotto. No, 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 no. No, a destra, vai là, va a destra, va a destra. A destra. Destra, destra. Destra! Ok, arriva un'ora e basta, e canno, cioè, non è che posso morire così, No, no. Allora, se vado di sotto, stacco, ve lo dico subito, se vado di sotto, stacco, tanto il gioco l'avete visto, non andare di sotto, non andare di sotto, non andare di sotto, non andare di sotto, non andare di sotto. Ragazzi, questo era Toe Jam and Earl. Vi siete salvati, cazzo.
Vi siete salvati? Già stavo rage quittando. Vabbè, continuiamo a giocare, è vero, no? Ok. Sì. No, 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 lasciami, lasciami, no, 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 ok, lasciami sulla terra ferma, 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 ragazzi, questa era Two Gem and Earl, l'avete visto? È un bel giochino, abbastanza lungo perché dovete passare livello dopo livello, non so quanti ne sono, un'enormità probabilmente, attraverso questi potenziamenti. Alcuni sono potenziamenti, altri sono oggetti che andranno a togliervi energia o a rompervi le palle. Passare livello dopo livello, io chiudo a 277 punti, che è un livello sicuramente bassissimo perché è proporzionato alla mia pazienza, bassissima. E dicevo, attraverso questo mondo multilivello, tramite l'ascensore passerete livello sopra livello, dovete prendere 10 parti del razzo. Io ne ho presa una e stacco qui a 54 minuti, 54 e 55 secondi. Bella ragazzi, al prossimo video, viva il retro gaming, ma basta questi giochi frustranti!